2 senza 3 e io sono il terzo. E l'Italia sta andando davvero forte, come diceva Massimo Stano, anche nella canoa sprint, con una bellissima medaglia d'argento per Manfredi Rizza, una medaglia che aveva promesso a se stesso. Allora sentiamo il servizio che abbiamo realizzato con Marco Sanga e Andrea Nizzardi. Molla tutto e vieni immediatamente all'uscita che devo fare l'intervista per TG1. Portatemi la medaglia e di corsa. Manfredi Rizza chiama al telefono l'allenatore, non vede l'ora di mostrare l'argento appena conquistato. Allora, sta bene? L'Italia domina la gara nella Baia di Tokyo, vicinissimo all'oro. Manfredi Rizza chiude secondo al photo finish nel K1 200, la gara più veloce del programma olimpico della canoa, dietro all'Ungheria. E cosa rappresenta? Rappresenta 5 anni e una vita di sforzi, di ore dedicate a questo sport, di sacrifici, è il sogno di una vita. 30 anni di Pavia, ingegnere meccanico, laurea magistrale durante il lockdown. Un periodo complicato, vecchio, confessa, difficile da raccontare a parole. L'emozione prende il sopravvento. Scusate, sono un po' emozionato. Scusatemi. La dedica alla famiglia, a Ginevra, alla fidanzata e all'Italia in piedi nella notte per seguire Manfredi. So che è stata difficile perché le gare sono alle 3 del mattino in Italia. Grazie, 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 grazie. Altre due medaglie di bronzo, quella per Gregorio Paltrinieri nella 10 km in acque libere, la medaglia del riscatto e del coraggio dopo la mononucleosi, e poi Elia Viviani nelle 4 prove dell'Omnium. Ricordiamo anche la grande prova di Marcel Jacobs e gli altri azzurri nella 4%, record italiano e qualificazione diretta in finale. Il servizio è di Nicola San Giorgio, poi linea a te. Non come